Se io fossi il segretario del Partito Democratico di Napoli, innanzitutto convocherei una conferenza programmatica e una conferenza organizzativa. Una conferenza organizzativa perché dobbiamo assolutamente ricostruire il tessuto organizzativo del PD, dai circoli, valorizzare i segretari che oggi oggettivamente si sentono molto soli. E una conferenza programmatica poiché sostengo che si debba costruire una nuova linea politica sia sulla città metropolitana che sulla regione. Se fossi segretario del Partito Democratico, e vi informo che prima o poi diventerò segretario del Partito Democratico, farei quello che più o meno stiamo provando a fare con l'esperienza di tempismo democratico, cioè raccontando l'impegno e il valore delle battaglie di tanti consiglieri giovani nei loro comuni. Perché da quelle battaglie che vengono fuori i temi dell'ambiente, il tema dello sviluppo, il tema di come si guarda la città, di come si guarda la periferia, i temi vivono nella nostra società e sono ogni giorno immediatamente percepibili. Il problema è come ti approcci a quei temi e che risposte dai. Io credo davvero che il problema sia molto più profondo. Il Partito Democratico deve nascere, quindi vanno bene, diciamo, delle figure apicali, dei leader che provino a dettare la linea, ma innanzitutto il PD deve nascere e si deve sentire comunità, cosa che al momento non lo è, non lo è da nessuna parte e non lo è sicuramente a Napoli, dove non è nato. Io sono fortemente convinto che il PD per rinascere debba assolutamente dotarsi innanzitutto di un nuovo gruppo dirigente, ma soprattutto dotarsi di un pensiero nuovo, un pensiero che possa in qualche modo combattere le diseguaglianze che in questi anni sono aumentate e soprattutto promuovere il merito, diciamo, dei ragazzi che in questa città, in questa regione si, diciamo, misurano con alcune sfide, ma che non riescono purtroppo ad andare avanti perché le istituzioni non riescono a supportarli. E poi, come dicevo prima, un nuovo gruppo dirigente, promuovere un nuovo gruppo dirigente perché oggi oggettivamente il gruppo dirigente del PD non è credibile. E per farlo, diciamo, per rinascere, è opportuno dare lo strumento a tanti ragazzi che ci mettono la faccia di emergere e di costruire un nuovo consenso. Io mi sento effettivamente democratica, ma non penso che in tanti si sentano democratici in questo contesto e in questo territorio. Cioè, ancora ci sono dei retaggi diciamo, di storie del passato che continuano ad essere troppo pesanti e che non ci permettono di strutturarci come quella comunità che dovremmo essere, una comunità che si supporta nei momenti di bisogno e che soprattutto ha una direzione precisa. Infatti, questo è in sostanza il secondo punto: provare a capire qual è la nostra identità, qual è l'ideologia, in che cosa crediamo, di che cosa vogliamo discutere, di come vogliamo farlo e di dove vogliamo andare. Quindi io credo che il PD debba ripartire da tutto questo, debba ripartire da noi, ma soprattutto debba ripartire da una nuova idea di democrazia. E quindi non si potrebbe non partire da un'idea forte di come immaginiamo questa città, questa provincia e questa regione nei prossimi 20 anni, e dal punto di vista delle potenzialità economiche che ha, e dal punto di vista dell'integrazione di esperienze diverse, e dal punto di vista dei saperi universitari, ma utilizzando il materiale umano che il PD ha, con le famose seconde e terze linee, che oggi nessuno vede, ma che costituiscono davvero il futuro di questo partito, se c'è qualcuno che su quel futuro davvero ci vuole scommettere, al di là della narrazione della rottamazione.